Siamo con Rosaria Tassinari, deputata Forza Italia. Gli animali d'affezione, gli animali da compagnia, rappresentano una realtà importante per molte famiglie italiane. Questa proposta di legge cerca di venire incontro soprattutto sul peso economico che possedere un animale ha. Assolutamente sì, sappiamo quanto un animale porta beneficio nel nucleo familiare, dà, diciamo, uno spunto anche educativo sull'accudimento e soprattutto aumenta l'affettività. La pet therapy in effetti scientificamente fa emergere quali sono i benefici. Quindi un animale in famiglia è sicuramente un beneficio grandissimo, ma allo stesso tempo è anche un costo. Non tutte le famiglie sono in grado di affrontare questi costi nell'acquisto del cibo, ma anche nelle cure veterinarie. Quindi penso che l'abbattimento dell'IVA sia un provvedimento giusto, di buon senso. È assolutamente necessario per evitare che le famiglie declinino l'adozione e spesso, ancora peggio, arrivino all'abbandono dell'animale. Ecco, sappiamo che le statistiche ci dicono che sostanzialmente un pet costa dai 30 ai 100 euro al mese nel bilancio familiare, quindi incide notevolmente e non possiamo, insomma, che questo acquisto venga considerato alla stregua di un bene di lusso. Quindi da questo punto di vista l'abbattimento dell'IVA penso che troverà anche ampio consenso, quindi saremo pronti a lavorare su questo progetto di legge. Stiamo parlando del 37% delle famiglie italiane hanno un pet all'interno della loro casa, quindi una tematica assolutamente trasversale che riguarda milioni di persone e di famiglie italiane. A oggi l'IVA, l'aliquota IVA per le cure veterinarie e il pet food è al 22%, praticamente la stessa per i beni di lusso. Difatti noi abbiamo lanciato questo claim, amare non è un lusso, proprio come provocazione e per chiedere al governo di abbassare l'IVA al 10%. Altri paesi europei l'hanno già fatto, ad esempio in Germania l'aliquota sui prodotti del pet food è al 7%, quindi una richiesta alla nostra assolutamente fattibile, concreta, che cambierebbe la vita di milioni di persone. L'IVA al 22%, quindi come se si trattasse di un prodotto di prodotti o di cure di lusso, di fatto è una tassa occulta contro il 40%, nei confronti del 40% degli italiani. Dobbiamo quindi pensare sia per il valore sociale che gli animali hanno nelle nostre famiglie, ma anche e soprattutto perché si tratta appunto di una tassa occulta per quasi metà degli italiani, di ridurre, come proposto da questo PDL, l'IVA al 10%.